Buongiorno e benvenuti al mio canale. Mi è stato chiesto come aumentare o diminuire alternativamente il volume della musica o della voce narrante nel momento in cui si sta commentando un video. Naturalmente lo sto facendo con shortcut. La cosa più complicata è spostare l'indicatore di riproduzione, che veramente talvolta è veramente difficile. Faccio vedere con un video in cui la musica è incorporata. Perché tanto se non fosse incorporata già nel video, adesso vediamo come risolvere. Si porta il video direttamente nella timeline. Questo è il video. Come vedete, la musica è incorporata nel video. Si può far andare. Si porta a zero. Si va sul menu della timeline. Traccia operazioni, aggiungi traccia audio. Questa traccia audio si aggiunge una voce narrante. Se io faccio andare contemporaneamente entrambi, cosa succede? Succede che si sentirà sostanzialmente la musica, mentre la voce non si sente neppure. State vedendo con telecamera fissa. Allora, il problema sarà quello di abbassare la musica nel momento in cui c'è la voce narrante, invece di alzarla nel momento in cui non c'è. Ora, la prima cosa da fare è scollegare l'audio dal video. E questo cosa significa? Significa che in questo modo si può avere anche un video senza audio e aggiungerci la musica. Il destro del mouse sulla traccia, si va su continua, scollega audio e l'audio viene scollegato. Quindi noi abbiamo adesso un video e due tracce audio. A questo punto noi operiamo su queste due tracce audio e il video magari non lo consideriamo neppure. E quindi se noi avessimo un video senza audio potremmo aggiungere due tracce in cui una mette la musica e in una mette la voce narrante. A questo punto è meglio, invece che utilizzare la scheda editing, andare sulla scheda effetti, perché è quella in cui ci sono i fotogrammi chiave. Si va su filtri, qui, si va sul più, si seleziona per esempio il video con la musica, la musica sostanzialmente, perché questa è la traccia della musica. Si va sul più, si va su audio, sui filtri audio e si seleziona guadagno volume. Eccolo fatto. E qui si vede anche la timeline dei fotogrammi chiave. A questo punto, se io faccio andare, state vedendo, è molto elevata il volume. Cosa faccio? Invece di mettere 0, metto magari, che so, meno 30, più o meno, adesso non è che sto, ecco, meno 30,09, in questo modo. Poi, se adesso invece faccio andare, state vedendo con telecamera fissa, come avete visto, cioè come avete sentito, si sente pochissimo la musica, si sente invece molto la voce narrante. Clicchiamo appunto sui fotogrammi chiave, qua, per applicare questo fotogramma chiave. Li chiudiamo qua e quindi è stato creato un primo fotogramma chiave della musica. Adesso andiamo sulla voce narrante, selezioniamola, andiamo sempre su filtri, andiamo ancora su più, stavolta c'è sempre audio, guadagno volume, e stavolta lasciamo a zero, anzi la voce narrante lasciamola sempre a zero perché praticamente è sempre la stessa. Quando non c'è, rimane comunque a zero, quindi si lascia sempre a zero la voce narrante. Chiudiamo i filtri e agiamo soltanto sul video con musica, che abbiamo impostato meno 29, meno 30 all'inizio. State vedendo con telecamera fissa. Quindi spostiamo l'indicatore di riproduzione fino a questo punto, in cui si sente appunto la voce e non si deve sentire la musica, seleziona la musica e a questo punto si crea un altro fotogramma chiave, si va qui e invece di andare su 30 cominciamo a aumentare un pochetto, poi si fa andare un altro po' avanti andando sulla barra spaziatrice, si blocca subito, si crea un altro fotogramma chiave e si ritorna più o meno sullo zero. Ecco, mettiamolo sullo zero. Ecco fatto. Quindi si va ancora un po' più avanti e si lascia sempre sullo zero la musica.
quando si arriva vicino al nuovo commento vocale, si aggiunge un altro fotogramma chiave, così si va sulla barra della spaziatrice, ecco, per pochi attimi si aggiunge un altro fotogramma chiave, questo fotogramma chiave si sposta nuovamente verso meno 30 come prima, più o meno, ecco, sì. Poi si sposta fino in fondo, ecco, si lascia qua, si dà ancora un altro fotogramma chiave, si lascia sempre meno 30, barra spaziatrice, stop, si crea un altro fotogramma chiave, stavolta però allora si ritorna a zero praticamente. Come vedete, si vede qua. Adesso io non sto a farvi tutto perché per tutto il video bisognerebbe continuare a fare questa operazione. Magari andiamo un po' più avanti ancora e la musica qui si rimane, vedete, è difficile spostarsi. Ecco fatto. Questa è la cosa più difficile. Dunque, qui adesso la musica deve diminuire e quindi si crea un altro fotogramma chiave. Qui si va sulla barra spaziatrice per un attimo, si crea un altro fotogramma chiave e quindi si abbassa la musica. Vedete, qui deve abbassarsi, si torna sempre più o meno sempre verso meno 30. Adesso poi si sposta più avanti, possiamo far andare direttamente con questo, forse che è meglio. Lo skyline è formato da grattacieli prevalentemente. Ecco, si blocca, a questo punto si crea un altro fotogramma chiave. Qui si va ancora un po' più avanti, ecco, si blocca nuovamente un altro fotogramma chiave e la musica si riporta più o meno a zero. In questo modo. Adesso riportiamo tutto all'inizio e si vede poi il risultato. Qui si vede anche il risultato nei fotogrammi chiave. Abbiamo visto la voce narrante, l'abbiamo lasciata più o meno sempre senza modifica di volume, ma potevamo modificare il volume nello stesso modo anche per la voce narrante. Vediamo il risultato. Quando c'è la voce narrante la musica si abbassa, quando non c'è voce narrante invece la musica si alza. State vedendo con telecamera fissa una ripresa di una città di notte. La musica si alza, vedete, adesso è totalmente alta. Adesso si abbasserà nuovamente. Nello sfondo si Questo vedono vedete, le si vede da qua. E automobili che corrono in un viale. adesso si alzerà nuovamente. E adesso si abbasserà. Lo skyline è formato da grattacieli prevalentemente. E poi si alzerà. Come vedete, il concetto è quello di creare dei fotogrammi chiave in modo da creare delle situazioni di basso volume. Questa è una situazione di basso volume e delle situazioni di alto volume, naturalmente con dei fotogrammi chiave ravvicinati in modo da creare una specie di trapezio, con un passaggio magari lineare, che può essere anche meno lineare, comunque il concetto l'avete visto, no? Sono tutti creati così, a parte il primo che ho sbagliato, questo lo dovevo selezionare e fare così. Ecco. Si possono poi modificare anche successivamente i programmi chiave, si possono anche selezionare, per esempio, e eliminare se abbiamo sbagliato. Questo è il concetto, poi quando avete tutto, diciamo così, adattato il video a questi volumi modificati, sia aumentandoli quando vanno aumentati, andando sempre sulla scheda effetti rispetto alla scheda editing, che è meglio perché così si può gestire meglio i fotogrammi chiave con questo sistema, come avete visto. Poi si va su esporta, chiaramente qui l'esporta si vede qui in basso. A questo punto si può ritornare su editing, così l'esporta si vede meglio. Eccolo fatto, si va su predefinito, si va su esporta file e si esporta il file come al solito,
selezionando, diamogli un nome, nome video, si va su salva e qui in alto a destra si vedrà nella finestra attività l'esportazione del nostro video con l'audio che abbiamo appunto modificato, diminuendolo quello della musica quando c'era il parlato e invece tenendo la musica a livello giusto quando invece non c'era il parlato. Questo è tutto, alla prossima volta.